Tanto poi tra l'altro Ancora c'ho sopra lo zolfo ramato, vedi? l'ultimo trattamento quando gli hai fatto. No, ma questa è la polvere, zolfo ramato polvere. Basta. È pronta? No, ancora no. Ancora è leggermente, però quest'anno la maturazione fenolica non c'è, non diciamo stupidaggini, non c'è. Ce l'ha Maturazione. anche un po' spargolini, vedo. Questo è tutto 420A. E questa la togliamo domani. Tutta. Tutta. Non c'è cosa, non c'è botrite, che ripeto, per un'annata del genere non aveva botrite. È perché è stata messa al sole, è Sì, stato qualcosina qua e là, però comunque l'esposizione ce l'hai, questa quindi. l'esposizione è a sud-est, quindi questa è la prende il sole, il primo raggio di sole lo prende e quindi è quello lì che poi fa asciugare l'uva. Quando è il momento. Lì sopra c'è la piccola parte di Merlot che è stata raccolta e poi la vigna più alta, il Barunugo, è stato raccolto, ora te lo faccio assaggiare, però ovviamente è mosto, non è vino, è stato raccolto ieri. Basta, ciao. Bevanda zuccherina. Sì, però insomma con un grado babo di 20 e qualcosa, un'acidità di 7, sui 7,60, 7, a fronte di un pH comunque giusto perché siamo intorno ai 3,34, 3,38, insomma, sicché questi sono i dati analitici. Poi l'annata è stata tremenda, sicché insomma, i miracoli, almeno qua nel Chianti, non si sono ancora imparati a fare. Qui ti c'è passato tutto, no? C'è Sì, passato Grandine, Ovidio. questa è grande. Questa era la foglia, perché devi sapere, questa era la foglia che era la foglia basale, che poi crescendo arrivava, questa è la grande. Questa è tutta lacerata così, queste sono le lacerazioni della grande. L'uva di conseguenza soffre. Ma l'uva soffre, l'uva l'ho presa due volte la grandine qua su, dove la parte più colpita è stata questa zona alta, il Merlot che è lì sopra e la vigna alta vecchia. Questo è stato il posto dove è stata più colpita. Sicché, comunque, Poi vari parassiti. poi il peronospora, principalmente peronospora. Peronospora è stata quella lì che ha picchiato di più quest'anno. Ovidio assente, praticamente assente. È stata la peronospora. E poi è strano perché comunque un'altezza del genere, qui siamo quasi a 500 metri, siamo a 490 metri, insomma, qualcosa del genere. E invece, insomma, c'è stata questa peronospora, non ci ha dato tregua, ha camminato fino all'ultimo, insomma. Dai, Ho capito. vieni, faccio. Si va in cantina. Si va in cantina, dai.